Dare spazio alla vitalità e alla bellezza della famiglia nonostante le tante difficoltà che incontra. Lo chiedono i padri sinodali nelle relazioni dei 13 circoli minori presentate in sala stampa vaticana alla presenza del cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, monsignor Joseph Edward Kurtz, presidente della conferenza episcopale degli Stati Uniti, e di monsignor Carlos Ossoro Sierra, arcivescovo di Madrid. Nei documenti si evidenzia l'importanza della famiglia basata sul matrimonio indissolubile tra uomo e donna e il suo essere scuola di umanità. La famiglia in tutte le culture è la struttura originaria della vita. La famiglia in tutte le culture è la struttura originaria della vita. E quando parliamo della famiglia cristiana, stiamo definendo anche cos'è la famiglia in tutte le culture. Non lo apprendi? Quando sono andato all'università prima di diventare sacerdote o entrando in seminario, e anche la seconda volta che l'ho frequentata per studiare filosofia e teologia, devo dire che il meglio della vita l'ho imparato in famiglia, una famiglia semplice, cristiana, dove ho appreso le cose migliori della vita. Sapere amare, saper voler bene, saper rispettare, saper servire, sapermi offrire, saper scoprire che l'altro è molto più importante di me, saper rispettare gli anziani, saper rispettare tutti coloro che, per qualunque motivo, persino per età, hanno capacità diverse, non quelle che avevamo da giovani, e pertanto vanno aiutati. Questo genera un approccio diverso. Io avevo imparato in famiglia anche a conoscere nostro Signore. La prima catechista è stata mia madre, insieme a mio padre. Io ritengo che la famiglia cristiana abbia qualcosa di così originale e fortissimo, una forza creatrice di un tale umanesimo che ci aiuta ad umanizzare la nostra stessa vita. Pur riconoscendo le svariate difficoltà che oggi nel mondo incontrano le famiglie, i gruppi linguistici auspicano un documento finale lineare, capace di arrivare a tutti, in cui si evidenzi l'importanza della pastorale familiare, l'attualità della sfida delle migrazioni, l'attenzione alla diffusione della teoria di genere. Better, we said, to talk about light and shadows. Abbiamo sottolineato che è più opportuno parlare di luci ed ombre e di evitare il termine crisi. Luci ed ombre non sminuiscono le sfide, ma ci consentono anche di individuare ciò che potrebbe diventare il seme del rinnovamento della famiglia e di riconoscere gli sforzi spesso eroici che essa fa nel servire ciascuno con amore oblativo. Noi potremmo menzionare, e così hanno fatto alcuni altri, che il documento che verrà preparato e offerto al Santo Padre non sarà semplicemente denso di preoccupazioni e interpretato solo nella prospettiva del mondo occidentale o persino eurocentrico. Le relazioni dei circoli minori chiedono poi una maggiore riflessione sull'importanza degli anziani nella vita familiare, così come sulle sfide della disabilità. Spazio infine al tema della bioetica, al tema della tecnologia e a quello dell'educazione affettiva. I rapporti mostrano la libertà, il rispetto e l'amore per la famiglia e per la Chiesa che i delegati hanno espresso quale apporto alla discussione. Sono anche rimasto molto impressionato dall'apertura alla diversità di situazioni e culture, una diversità che comporta complessità, ma che allo stesso tempo non deve distruggere, minare o ridurre l'unità.